Le polpette di patate e lenticchie sono un piatto passepartout, vanno bene per tutti, vegani, celiaci, onnivori ovviamente, e costano pochissimo. Sono Pam e questo è il mio canale, sana, veloce, vegetariana. Pelate e tagliate l'aglio. Tagliate la patata dopo averla fatta lessare e mettetela nel mixer insieme all'aglio, le lenticchie, le mandorle, il sale, il rosmarino e l'olio. Una volta tritate, trasferite il tutto in una ciotola. Aggiungete un po' di pane grattugiato e rimestate. Prendete una piccola porzione dell'impasto, piccola, decidete voi come farle. Potete anche fare dei mini burgerini, volendo. A me piace farle a piccole polpettine. E panatele nel pane grattato. È normale che l'impasto sia un po' appiccicoso. Va bene così, perché poi intanto si asciugherà per bene durante la cottura in forno. Rivestite la teglia di carta da forno, oliatela e distribuite le polpette in maniera tale che non si tocchino tra di loro. Un giro di olio, un po' di rosmarino e infornate nel forno caldo a 180 gradi per circa 30 minuti. Giratela a metà cottura. Sono ottime accompagnate da una salsina di yogurt e senape. Lenticchie lessate, patata lessata, olio extravergine di oliva, sale marino integrale, mandorle, aglio, rosmarino fresco e pane grattugiato.